Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video super speciale, perché oggi ne avevo già fatto un altro. Io sono Xuder e ragazzi, è appena arrivata una notizia su Fortnite, l'avrete vista già tutti nella sezione news. Oltre ad essere apparso il nuovo starter pack, quello di cui vi ho parlato oggi in live, è arrivata anche la notizia del nuovo missile guidato. Che cos'è? Che la gente dice, ci spaesa la gente quando non sa che cos'è la roba. Allora ragazzi, il missile guidato è una roba che già c'era nei videogiochi, ma non nella forma con cui ci viene mostrato qui sul logo, che è stato appunto pubblicato qualche minuto fa, credo, perché caspita, ero fino a un'ora fa, ero su Fortnite, poi l'ho riaperto e c'era quella roba qua. Allora ragazzi, il missile teleguidato, come lo vedono loro, praticamente è un siluro inserito in un bazooka, come vedete, che ovviamente può essere teleguidato a distanza. Però che cosa ci viene detto ragazzi nella descrizione del missile guidato? Ci viene detto, arriva una carica di fuoco dall'alto. Ed è vero ragazzi, perché ve l'ho scritto anche nel titolo, avevamo un concept di gameplay ragazzi. Il missile teleguidato in realtà già esisteva nei videogiochi ed è in questo caso associato, come vedete, lo state vedendo proprio adesso, ad esempio a Battlefield 4, ai videogiochi di guerra, ma c'era anche a Battlefield 3, sono sicuro che anche nei vari COD e roba varia sia presente. Come vedete è un missile che in questo caso è montato sull'aereo, quindi voi pensate che sia un bazooka, è la stessa cosa. Guardate cosa succede quando noi lo shottiamo, vedi, è diventato tutto bianco e nero e tu non guidi più l'aereo in questo caso, ma vai direttamente prot con il missile guidato sull'obiettivo. Ed è una grande figata ragazzi, perché se noi immaginiamo che ad esempio giocandolo con un rocket launcher lo possiamo mettere, un bazooka scusate, io lo chiamo rocket launcher, lo ci mettiamo in un punto della mappa mezzo imboscato o addirittura costruiamo un fortino, quindi ce ne andiamo in alto, noi come vedete ragazzi abbiamo la possibilità di manovrare letteralmente il nostro siluro, il nostro missile, senza apparentemente subire danno. Però attenzione ragazzi, vediamolo l'ultima volta in azione, che è veramente molto interessante. Si usa poco il missile teleguidato, ma è tanta roba. Guardalo, tu lo manovri, lui è andato a prendere quello, tu lo manovri, POOM! Hai visto che roba? Cioè, il missile guidato, ragazzi, è una grande figata. È una roba che secondo me può starci di brutto, soprattutto se sappiamo, ad esempio, dove sono i nemici e se vogliamo andare a vedere che cosa sta succedendo là in fondo, dove loro hanno, ad esempio, costruito un mega fortino. Per adesso ragazzi il gameplay ufficiale ancora non esiste, è una notizia di 10 minuti fa, io ho voluto darvi una infarinata su quello che possa essere il missile teleguidato e ovviamente vi ricordo che appena ne saprò qualcosa di più, non c'è orario, non c'è giorno, vi butterò subito su un nuovo video, speriamo con il gameplay come lo hanno concepito il team di sviluppo di Fortnite. Prima di lasciarvi però ve lo ricordo ragazzi, c'è il contest, se entro questa sera arriviamo a 9000 iscritti, uno di voi si porterà a casa lo starter pack. Se invece non ce la facciamo, non preoccupatevi, arriviamo a 9000 entro domenica 1 aprile e uno di voi vincerà un pass battaglia, cioè 1000 V-Bucks. Beh ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, slanciatemi una missilata di like, vi ricordo di iscrivervi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!